Benvenuti, siamo alla premiazione delle Olimpiadi di Statistica, ISTAT, Società Italiana di Statistica, anno 2020. Iniziamo con la premiazione della fase individuale. Vengono premiati gli studenti vincitori della fase individuale che ha avuto 5.000 partecipanti iscritti, di cui di fatto poi 4.000 effettivi. Passo direttamente alla identificazione dei vincitori. Allora, per quanto riguarda la classe prima, gli studenti sono primo classificato Colombo Diego dell'Istituto Superiore A. Bedoni di Lecco, il docente di riferimento è la professoressa Francesca Leoncini, secondo classificato Mancini Leonardo del Liceo Scientifico Volta di Colle Sant'Elsa, provincia di Siena, la professoressa di riferimento è la professoressa Francesca Leoncini, e terzo classificato Barbera Ruggero del Liceo Scientifico Galilei di Catania. Professoressa, professore di riferimento, professor Salvatore Messina. Questi sono i vincitori della prova individuale per quanto riguarda la prima classe. Proseguo con la seconda classe. Gli studenti sono Spina Simone del Liceo Scientifico Cassini di Genova e il professore di riferimento è la professoressa Giovanna Pesce. Poi abbiamo secondo classificato Fioretta Silvia, Istituto di Istruzione Superiore Badoni Lecco, professoressa di riferimento Simona Colombo. Ci sono due pari merito al terzo classificato, e cioè Gini Michele è uno e l'altro è Vannutelli Valentina Lucia, dell'Istituto Superiore Machiavelli di Pioltello, in provincia di Milano. Il professore di riferimento è la professoressa Laura Stretti, mi scuso per l'omissione. Per quanto riguarda la terza classe, classe terza, primo classificato Bartoli Davide, Istituto Superiore Alberghetti di Imola, provincia di Bologna, professore di riferimento, professoressa Rita Gasparri. Secondo classificato Stancanelli Valerio, Liceo Scientifico Galilei Catania, professor Salvatore Messina come riferimento. E ancora una volta un terzo classificato sono due a pari merito, Capobianco Luca del Liceo Scientifico Cassini di Genova, con riferimento il professor Giovanni Pesce e la Mura Alessandro, anch'esso del Liceo Scientifico Cassini di Genova. Infine, per quanto riguarda la classe quarta, gli studenti, primo classificato Mastrangelo Salvatore, Liceo Scientifico Romita di Campobasso, professor di riferimento Angela Saccone, che è di riferimento anche per il secondo classificato, Cerino Simone, anch'esso del Liceo Scientifico Romita di Campobasso. Terzo classificato, Bianchi Edoardo, Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, Firenze, e il professore di riferimento, professor Giovanni Battista Tessitore. Questi sono i risultati delle prove individuali. Naturalmente complimenti a tutti per l'ottima performance e auguri di successo in tutti i campi. Adesso passo la parola a Corrado Crocetta per la parte relativa alla fase a squadra. Sì, grazie. Ringrazio il presidente dell'Istat, professor Blangiardo. In qualità di presidente della SIS, volevo congratularmi e premiare le squadre che hanno partecipato quindi alla seconda fase. È stata redatta dall'Istat e dalla SIS una classifica in base ad una serie di criteri previsti dal bando delle migliori scuole, e queste migliori scuole che si erano meglio classificate nelle prove individuali hanno poi costituito delle squadre che hanno partecipato quindi a una seconda fase, e sono particolarmente contento di premiare sia le classi e le squadre che hanno partecipato alla competizione riservata alle prime e seconde classi, e poi c'era un'altra competizione riservata alle terze e quarte classi delle scuole superiori. Per cui i premiati sono gli studenti dell'Istituto Brignoli Einaudi Marconi di Gradisca di Sonso, provincia di Gorizia, dove il referente è la professoressa Sara Pittino, e hanno costituito questa squadra a cui hanno dato il nome di Statistics First, quindi fate statistiche, bellissimo questo nome, e i miei complimenti vanno agli studenti Giacomo Caligaris, Adam Selva e Michele Vidali.
I secondi classificati in questa competizione riservata alle prime e seconde classi sono iscritti al Liceo Scientifico Benedetto Croce di Palermo e hanno come docente di riferimento la professoressa Gaetana Bartolomei. Per cui i complimenti alla squadra Tristan e vanno agli studenti Daniele Cappellano, Lorenzo Lo Cicero e Marta Porzio. Passando invece alle premiazioni relative alle terze e quarte classi, quindi di questa seconda fase a squadre, abbiamo gli studenti dell'Istituto Brignoli Einaudi Marconi di Grandisca di Sonso, sempre di Gorizia, la cui referente è la professoressa Sara Pittino, e in questa squadra che ha il nome di Trilussa Kicks, gli studenti premiati al primo posto sono Maya Cettin, Francesco Nunes e Giornata Panigutti. Invece al secondo posto si sono classificati gli studenti del liceo Archimede di Acireale, Catania, con il docente di riferimento, la professoressa Daniela Caruso, e la squadra è fatta in questo caso dagli studenti Claudio Carria e Niccolò Consoli. Di nuovo complimenti e auguri a questi brillanti studenti che si sono affermati in una competizione che prevedeva l'analisi di un set di indicatori sullo sviluppo sostenibile e hanno fatto diverse prese una presentazione per far capire un po' quanto questi dati e quanto l'analisi dello sviluppo sostenibile possa essere utile per la vita di tutti i giorni. Di nuovo auguri e complimenti. Passo a questo punto la parola al presidente Blangiardo, che avrà quindi la possibilità di premiare le squadre che si sono distinte nella competizione a livello europeo. Grazie. Allora, a livello europeo siamo giunti alla terza edizione. Questa valutazione è stata seguita direttamente dall'Istat come soggetto che fa parte dell'insieme Eurostat degli istituti statistici europei. Abbiamo avuto un'ampia partecipazione, 17.000 ragazzi provenienti da 17 paesi e il gruppo più numeroso è stato proprio rappresentato dagli italiani, circa 5.000 studenti. Ebbene, per quanto riguarda i risultati, abbiamo ottenuto degli ottimi piazzamenti. La cosa è stata realizzata attraverso dei video, dei brevi video che consentissero di sottolineare qualche aspetto con coinvolgimento della statistica. Per quanto riguarda l'Italia, ciò che andiamo a premiare in questo momento è la squadra che si è classificata al terzo posto nelle Olimpiadi europee, che è quella indicata con il nome di Trilussa Chicks. La squadra è composta dagli studenti Maya Cettin, Francesco Nunes, Jonathan Panigutti, dell'Istituto Brignoli Einaudi Marconi di Gradisca di Sonso, provincia di Gorizia, e coordinata dalla professoressa Sara Pittino. Il titolo del video è Johnny Saturday Night. Motivazione della premiazione: in 2 minuti con un prodotto di animazione fresco e coinvolgente realizzato in inglese, Johnny Saturday Night, i Trilussa Chicks raccontano le esperienze del sabato sera di un gruppo di giovani e mettono a confronto i dati italiani ed europei su giovani e alcol. Il protagonista, Johnny, dopo aver bevuto, preferisce non rischiare mettendosi alla guida e decide di prendere un taxi mentre scorrono le immagini dei dati sugli incidenti stradali dei giovani, concentrati soprattutto nel sabato sera. Quindi complimenti per questa realizzazione, anche per il messaggio che contiene, e ancora una volta auguri di tutto, successo scolastico e poi tutto il resto anche in seguito. Per quanto riguarda la quarta classificata, anche questa è la squadra italiana che è arrivata al quarto posto, per la sezione, quella di prima era 16-18 anni su 30 squadre partecipanti, questa è 14-16 anni su 27 squadre partecipanti. La squadra si chiama Tristat, ed è composta da Daniele Cappellano, Lorenzo Lo Cicero, Marta Porzio, del Liceo Scientifico Benedetto Croce di Palermo, coordinata dalla professoressa Gaetana Bartolomei. Il video è Young People and Work, Expectation and Fears. Motivazione: il futuro dei giovani e la ricerca di un lavoro che corrisponda alle loro aspettative è l'argomento di questo video, che si sviluppa in una intervista al ministro dell'istruzione.
al quale gli studenti pongono domande sul proprio futuro e raccontano la loro preparazione. Quindi ancora una volta complimenti per il grande successo, che peraltro è un successo, come dire, assolutamente qualificato, no? A livello internazionale è sempre un grande risultato anche per il nostro paese e quindi ringraziamo questi giovani che ci rappresentano a livello europeo e nel complimentarci, ricedo la parola al presidente della SIS. Sì, anch'io mi associo ai complimenti, devo dire che questo piazzamento europeo ci inorgoglisce e nel salutarvi vi dico un arrivederci al prossimo anno, visto che anche il prossimo anno SIS e ISTAT saranno impegnate nell'organizzazione di queste Olimpiadi. Grazie per la partecipazione. Ecco, dopo aver completato quindi le premiazioni della SIS e dell'ISTAT relative alle Olimpiadi della Statistica, siamo ora particolarmente orgogliosi di presentare un'iniziativa della SIS per quanto riguarda i premi per le lauree magistrali e per quanto riguarda le tesi di dottorato. A tal proposito, cedo la parola alla professoressa Fulvia Mecatti, che è la responsabile per quanto riguarda la SIS di queste premiazioni, che ci racconterà un po' le motivazioni e come si svolgono questo tipo di competizioni. Allora, cominceremo con il premio per la migliore tesi di laurea magistrale sul tema della statistica matematica in ricordo del professor Oliviero Lessi. Questo è un premio messo a disposizione dall'Associazione Amici di Oliviero Lessi, che è presente alla giornata di oggi, Francesco Pavanna, in rappresentanza dell'associazione, a cui più tardi chiederemo anche di dirci due parole sull'associazione. Il premio è assegnato in collaborazione con la Società Italiana di Statistica, in particolare la commissione che ha assegnato il premio, che ha valutato le oltre 10 tesi partecipanti, era formata dal professor Renato Guseo e con grande piacere colgo questa occasione per ringraziarlo perché ha fatto un lavoro lungo ed egregio. Era poi formata da me in rappresentanza della Società Italiana di Statistica e da Francesco Pavan in rappresentanza dell'Associazione Amici di Oliviero Lessi. A seguire premieremo assegneremo i premi SIS per la migliore tesi di dottorato di ricerca. Si tratta di premi biennali, quindi oggi premiamo tesi discusse nell'anno 2018 e 2019. I premi sono messi a disposizione dalla Società Italiana di Statistica, che ha come missione quella di promuovere e sostenere i promettenti dottori di ricerca all'inizio della loro carriera scientifica. Questo è essenzialmente lo scopo del premio. Il premio è diviso in tre categorie, quindi premieremo la miglior tesi di dottorato di ricerca in statistica applicata e in demografia. In quest'ultimo premio è intestato a Valeria Solesin, che ricordo fu tra le vittime dell'attentato terroristico del Bataclan di Parigi, e con questo premio la SIS vuole onorarne la memoria e il brillante lavoro di ricercatrice sui temi appunto della statistica sociale e della demografia. Quindi partendo, come ho detto, con il premio per la miglior tesi magistrale in ricordo di Oliviero Lessi, chiedo al Presidente di proclamare vincitore. Sì, grazie. Quindi è con vivo piacere che premio il dottor Nicolas Bianco, che ha discusso una tesi di dottorato dal titolo Variational Inference for Sparse High-Dimensional Models, e questa tesi è risultata vincitrice. La commissione si è complimentata per l'elevato livello di originalità, per la replicabilità e applicabilità degli algoritmi sviluppati e per il rigore e la precisione delle sue dimostrazioni. Per cui mi sembra che questo riconoscimento dalla parte della SIS sia un viatico anche per una brillante carriera che
che sono sicuro darà grandi risultati. Grazie. Sì, ringrazio la SIS, la Società Italiana di Statistica e anche l'Associazione Amici di Riviero Lessi per questa opportunità e per questo riconoscimento. E voglio anche ringraziare i miei relatori, il professor Mauro Bernardi e il professor Daniele Bianchi. Ora passo la parola alla professoressa Fulvia Mecatti perché abbiamo una menzione speciale. Esatto, non era previsto dal bando, ma la Commissione ha deciso di assegnare una menzione speciale al dottor Filippo Ascolani, che ha discusso una tesi all'università, una tesi magistrale all'Università di Torino, e la motivazione con cui è stata assegnata questa menzione speciale è che aveva raggiunto una valutazione, questa tesi ha raggiunto una valutazione molto vicina a quella della tesi vincitrice e distaccata dalle rimanenti 8 tesi concorrenti. Quindi non potevamo assegnare il premio perché il premio è indivisibile, ma la Commissione ha ritenuto di assegnare questa menzione speciale. Quindi congratulazioni anche al dottor Ascolani, menzionato speciale per il premio Oliviero Lessi. Buongiorno, io ringrazio molto per il premio sia l'Associazione Italiana di Statistica sia l'Associazione Amici di Oliviero Lessi. Sono veramente onorato che la mia tesi sia stata apprezzata dalla Commissione. Fortunatamente poi questa tesi si è trasformata in un articolo che è stato pubblicato da me, il professor Matteo Ruggero e il professor Antonio Lioi e sono lieto di continuare su questo lavoro come dottorando all'Università Bocconi. Grazie mille ancora. A questo punto, se il Presidente me lo concede, darei la parola a Francesco Pavan, in rappresentanza dell'Associazione Amici di Oliviero Lessi, che mette a disposizione questo premio. Sì, buongiorno, spero che mi si senta. Buongiorno, sono qui come portavoce dell'associazione. In realtà questo format è un po' così sperimentale dal nostro punto di vista. Speriamo che l'anno prossimo insomma, ci conceda condizioni migliori. Dico la cosa più rilevante per noi. L'associazione, Presidente Giancarlo Pellizzer, mi ha incaricato di fornire insomma, questa notizia che confermiamo anche per il 2020 il premio. L'intenzione sarebbe quella evidentemente di dargli una continuità anche di più, però ci siamo costituiti in associazione di promozione sociale. Questo è una delle attività che ci preme di fare in memoria del nostro amico che è diventato professore di calcolo delle probabilità e purtroppo è scomparso in giovanissima età. E allora facciamo anche delle altre attività e questa è una di quelle. Dobbiamo sempre reperire risorse, star dietro alle normative che cambiano ogni momento. Siamo saldamente presenti e quindi sono contento di dare questa notizia. Grazie a tutti. Speriamo che l'anno prossimo si conceda un po' di più di agio, insomma, anche di vederci di persona. Grazie. Grazie Quindi ora la premiazione delle tesi di dottorato di ricerca in statistica, in particolare il primo classificato per quanto riguarda appunto le tesi di dottorato in statistica è il dottor Luca Cattivelli, che ha discusso una tesi di dottorato dal titolo Econometrics Techniques for Forecasting Financial Time Series in Discrete Time. Questa tesi ha avuto una motivazione molto interessante, per cui veramente vanno i miei complimenti perché il candidato ha saputo sviluppare con un grande rigore metodologico e con un'ottima dei risultati che hanno una grande portata applicativa. Inoltre ha sviluppato anche un pacchetto MATLAB per l'implementazione dei metodi proposti e quindi questo facilita molto la diffusione di questi risultati anche all'interno della comunità scientifica. Di nuovo complimenti e ad maiora. Un saluto e vi ringrazio tantissimo, in particolare ringrazio la Commissione per aver apprezzato il mio lavoro di dottorato e poi volevo ringraziare sicuramente i professori che mi hanno seguito in questo lavoro, quindi Gian Piero Gallo e Davide Pirino, il primo della Corte dei Conti, il secondo
dell'Università di Roma Tor Vergata. E infine voglio ringraziare sicuramente la mia famiglia e tutti i miei amici e chiunque mi è stato vicino in questo periodo così importante. A questo punto la professoressa Fulvia Mecatti presenterà la seconda tesi premiata. Sì, vorrei approfittare della parola per ricordare che la tesi che è appena stata premiata in statistica, il premio alla selezione della tesi vincitrice è stata fatta da una commissione composta da professori Francesca Ieva, Daniela Marella e Antonio Punzo, che ringrazio per l'egregio lavoro pro bono per la collaborazione con la società. Io adesso ho il piacere anche personale di premiare la migliore tesi di dottorato di ricerca in statistica applicata. La vincitrice è la dottoressa Margherita Silan. Sono molto felice di vederla collegata perché so che ha qualcosa di ben più importante a cui pensare, perché sta per diventare mamma, potrebbe essere anche tra pochissimo tempo. Spero che faccia in tempo a ricevere questo premio. Leggo la motivazione che la commissione ha dato per l'assegnamento di questo premio. La commissione ritiene che la tesi sia quella che meglio risponde ai criteri di originalità, di motivazione applicativa e di coerenza con l'ambito della statistica applicativa. Per i motivi sopra elencati, espresso un giudizio complessivo molto positivo sulla tesi e la propone pertanto per l'assegnazione del premio CISS. La commissione era composta dai professori Fabio Aiello, Antonella D'Agostino e Luca Secondi. Grazie mille per questo riconoscimento. Ringrazio anche la commissione per aver apprezzato la mia tesi e desidero ringraziare e salutare anche la mia supervisor, la professoressa Giovanna Boccuzzo, e i miei co-supervisor, il professor Bruno Arpino e Giuseppe Costa, e per il prezioso aiuto e sostegno datomi durante la preparazione della tesi, ma anche mio marito e tutta la mia famiglia che mi hanno supportata durante i 3 anni di dottorato. Grazie. L'ultimo premio, quello in demografia intitolato La memoria di Valerio Soresini, è stato assegnato dalla commissione composta dai professori Mario Breschi, Piero Manfredi, Maria Cironi, che ringrazio e chiedo al Presidente di proclamare vincitore. Sì, allora questo premio è appunto intestato alla memoria di Valeria Soresin e il vincitore è il dottor Luca Maria Pesando, per cui il titolo di questa tesi e la motivazione di questa tesi è appunto: questa tesi si sviluppa in vari capitoli in cui vengono fatte delle analisi empiriche sui temi della demografia nei paesi con un basso reddito, e il candidato mostra un elevato grado di maturità scientifica attraverso un lavoro caratterizzato da una preparazione minuziosa e altamente consapevole del dato, da una profonda conoscenza delle tecniche di analisi e da una grande padronanza del tema studiato, espressa attraverso un'esposizione molto curata, sempre chiara, e da una discussione rigorosa dei meriti e dei limiti dell'analisi svolta. Per cui complimenti vivissimi per il prezioso lavoro svolto e anche qui gli auguri poi per una futura carriera che sicuramente sarà estremamente ricca di soddisfazioni. Abbiamo poi una menzione di merito e quindi chiedo alla professoressa Mecatti di premiare appunto il candidato. Grazie. La menzione di merito per questa sezione particolare è assegnata a Abab Mohamed Fazer Razi, che non parla l'italiano. Mohamed, we are mentioning that you had a special mention on this on your work. Now I'm going to switch to Italian again. La motivazione di questa menzione di merito assegnata dalla stessa commissione è la seguente: la tesi si sviluppa lungo un filo unitario volto a far progredire le metodologie di previsione della mortalità. Il candidato applica, mostrando eccellente padronanza delle tecniche, la regressione lasso, effettua il primo tentativo della letteratura di inclusione di concetti innovativi
e i risultati appaiono utili contributi ad un filone importante della letteratura tecnico-demografica. Molti i miei complimenti, my congratulations to Rabbi per questo lavoro che è stato riconosciuto nonostante il premio indivisibile non possa essere per l'appunto diviso. Yeah. Thanks for the mention, and I would like to thank my supervisor, Professor Stefano Mazzucco, and my co-supervisors in Austrian National University, Professor Vladimir Kanudas-Romo and Professor Heather Booth, for their support during my stay in the ANU. And during the work, I got many valuable comments from many demographers all over the Europe, and I'm grateful to all of them, especially to my old colleagues in European Doctoral School of Demography. And we are still publishing one more paper from the thesis, and hopefully it will be very helpful for the policymakers and demographers. Thank you. Grazie Fulvia. Con questo, diciamo, le premiazioni della SIS si avviano alla conclusione, ma si avvia anche alla conclusione il nostro festival. Mancano poche ore alla chiusura di questa tre giorni che ha visto impegnata l'Istat e la Società Italiana di Statistica in una importante kermesse, tutta dedita alla promozione della cultura statistica e a far comprendere alla società civile quanto la statistica possa essere importante per prendere delle decisioni e possa essere utile nella vita di tutti i giorni, ma anche per prendere decisioni in maniera consapevole. Grazie a tutti e l'appuntamento è al prossimo anno, al prossimo festival e alle prossime premiazioni. Grazie.